A partire dal IV secolo d.C., nei monasteri bizantini si diffonde l'uso dei timbri per pane eucaristico. Nelle collezioni archeologiche del Terra Santa Museum sono conservati, tra gli altri, oggetti liturgici, e tra questi timbri per pani, risalenti al V, VI e VII secolo d.C. Tra di essi una menzione speciale possiamo riservarla a questo timbro che ho tra le mani, un timbro in legno ritrovato durante gli scavi condotti dai frati francescani nel monastero bizantino del Dominus Flevit sul Monte degli Ulivi a Gerusalemme. Questo timbro è in legno, a base quadrata e presenta dall'altro lato una presa con la quale si poteva fare pressione nello stampare il pane prima di essere infornato. Il timbro è stato datato al VII secolo d.C. e riporta nella base quadrata un'iscrizione in greco, le cui lettere sono separate da una croce che ripartisce il quadrato in quattro quadrati minori. Le lettere in greco riportano l'espressione Jesus Christos Nika. Gesù Cristo ha vinto, è vittorioso. E infatti il pane eucaristico esprime la resurrezione di Cristo, la vittoria, la sua vittoria sulla morte. Questo timbro in particolare è stato trovato in un ambiente a ridosso di due cappelle del monastero, che era pavimentato con un mosaico, con piccole rosette, e in un angolo di questo vano è stato trovato un forno. Per questo motivo è stato interpretato come panetteria, ovvero come il luogo dove venivano prodotti i pani e venivano cotti, in particolare pani destinati alla celebrazione eucaristica. Questa stessa tipologia di timbro, con esattamente le stesse lettere, viene utilizzata fino ad oggi anche dai greci ortodossi per la produzione del pane che viene utilizzato durante le loro celebrazioni. Uno stampo simile è questo, uno stampo moderno in legno, circolare, che riporta le stesse lettere in greco e al centro sono separate da una croce. Una croce che è simbolo sia di Cristo, sia aiuta fisicamente a separare come una sorta di quadrante la pagnotta che viene poi tagliata durante la celebrazione. Molti timbri dei pani che sono presenti nel museo provengono da scavi archeologici o da ritrovamenti fatti negli antichi monasteri del paese. I timbri per il pane servono per lasciare un'impronta sopra il pane. Si mettono prima di metterli nel forno, poi dopo che cuociono l'impronta si vede benissimo, rimane visibile. Ora, l'impronta sul pane ha un significato principale, che è quella di dare un messaggio. Secondo che cosa tu metti sul pane, esponi colui che vede o colui che riceve il dono di questo pane a un messaggio. Il messaggio nei monasteri cristiani è spesso un significato religioso, cioè c'è un riferimento a Cristo, c'è un riferimento a Dio che è datore di ogni bene, c'è un riferimento anche al sacramento dell'Eucaristia che Cristo ha istituito apposta per i cristiani. Ci troviamo nel monastero bizantino di Sivyar el Ghanam, ovvero il luogo del campo dei pastori, Beth Sahur, vicino a Betlemme. Il monastero fu scavato dai frati francescani e risale tra il IV e il VI secolo d.C. Oltre ad ambienti legati ad attività di produzione come l'olio, sono stati rinvenuti ambienti legati alla liturgia. Infatti, due vani mosaicati con mosaico bianco
sembrano essere stati utilizzati per produrre il pane. Era la panetteria per il pane eucaristico che veniva poi usato nelle celebrazioni della chiesa del monastero. Uno di questi mosaici infatti riporta dei simboli e un'iscrizione in greco. Il simbolo è stato interpretato come il Calvario e l'iscrizione in greco invoca la protezione del Signore sui fedeli. Accanto a questi ambienti è stato trovato il forno dove veniva cotto il pane.